Anche oggi parliamo di fotografia di interni, in particolare vado a farvi vedere uno shooting che ho realizzato in giornata. Ragazzi, io oggi sono letteralmente sotto un camion, perché nel momento in cui registro questo video è domenica. Dovete sapere che io ho scattato in una panetteria, in un forno che produce pane e focacce per tutto il sabato mattina. Dopodiché ho preso la mia macchinina, sono uscito, sono andato con tutta la mia strumentazione, cosa che sarebbe stata impossibile senza macchina, quindi la macchina è il mezzo di trasporto del futuro. Ho preso la mia macchinina e sono andato a scattare con luci, flash e quant'altro in uno studio medico e sono rimasto lì fino a tardo pomeriggio. Dopodiché la domenica mattina ho preso il treno, sono andato a Torino per scattare fotografia di interni. Ho fatto due passi a Torino, ho mangiato un panino e dopodiché sono tornato col mio bel trenino a Milano. Adesso sono letteralmente sotto un treno e vado a mostrarvi il risultato dello shooting. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi parliamo di fotografia di interni. E a questo proposito vi ricordo che è ormai online da qualche tempo il mio manuale sulla fotografia di interni, lo trovate su Amazon al link che vi lascio in descrizione. Mi rendo conto che è un acquisto impegnativo e per questo motivo, siccome penso a voi, l'ho realizzato in due formati: la copertina rigida per chi vuole fare lo sborone e la copertina morbida per chi vuole solamente imparare qualcosa. Vi ricordo anche che se questo tipo di argomenti vi interessano potete cliccare il bottone iscriviti qui sotto per rimanere sempre sintonizzati, lasciate anche un like a questo video così mi aiutate con l'algoritmo. Comincio col dirvi che sono molto inorgoglito da questa cosa, perché avere un cliente acquisito tramite un altro lavoro che mi chiama per fotografare interni a Torino è una cosa che comunque mi lascia piuttosto soddisfatto, perché è veramente la dimostrazione di come tutta la fatica che fai, tutto il lavoro che fai, alla fine vengono riconosciuti da qualcuno. Io qui ho un cliente che, avendo lavorato insieme a Milano, non vuole assolutamente rinunciare o rischiare di perdere la qualità che io gli ho fornito la prima volta e vuole che sia sempre io a realizzare i shooting per i suoi appartamenti anche in altre città d'Italia. Non è la prima volta che succede, è la seconda, se ricordo bene. Credo proprio che questa collaborazione andrà avanti, perché comunque ci si trova bene. E queste, insomma, sono cose che fanno sempre piacere, perché tu ci pensi, dici, ma sarebbe semplicissimo, cambio città, prendo un fotografo in un'altra città, costa meno. E invece no, perché ci sono clienti che lo capiscono e che dicono, guarda, io sono disposto a pagarti un sovrapprezzo perché io, quando voglio un servizio fotografico, voglio quella roba lì. E se devo pensare che devo chiamare un altro, senza sapere che cosa mi farà, chiamo un altro, mi fa un lavoro che magari va bene, però non è come il tuo, poi alla fine non sono soddisfatto, richiamo te, quindi ho pagato due volte. A quel punto meglio pagare una volta sola. Ragionamento con cui io sono d'accordissimo, perché io sono sempre stato per la linea paga bene una volta sola. E quindi questo è lo shooting e vi aspetto all'interno di Photoshop. Allora, noi andiamo a prendere tutte quante le foto, che sono, come potete vedere, la bellezza di 220, le buttiamo tutte dentro Photoshop. Le buttiamo dentro Photoshop invece che dentro Lightroom, perché io in questo momento sto usando solo Photoshop Camera Raw, non sto più usando Lightroom. Il motivo ve lo spiego in due parole mentre le foto vengono caricate. Il fatto è che nel momento in cui io vado a caricare il mio catalogo di Lightroom con dentro tutte le foto di ormai anni, ci mette veramente tanto a caricarle tutte quante. La soluzione di spezzettare in cataloghi diversi a seconda di cliente, annata o cose del genere mi sembra assolutamente impraticabile e quindi trovo molto più pratico utilizzare Camera Raw invece di Lightroom, così ho la possibilità di caricare di volta in volta solamente l'ultimo shooting e non tutto quanto quello che ho dentro in memoria nell'hard disk. Ora, come sempre, selezioniamo tutte quante le immagini. Prima cosa che andiamo a fare, gli vado ad applicare il mio preset Sharpening Soft, che trovate nel link in descrizione. Come sempre, i miei preset sono a disposizione di tutti gratuitamente. A questo punto io devo presentare al cliente una selezione di 5 immagini finite, quindi non le sto a fare tutte oggi, andremo semplicemente a selezionarne qualcuna e ne faremo qualcuna a campione solamente per dargli un sample del lavoro che è stato fatto, ma non le faremo assolutamente tutte. Per cui io direi che questa prima già potrebbe essere papabile, per cui andiamo a selezionare le nostre 5 immagini e vado col comando da tastiera a dirgli di fare il merge to HDR. Vediamo un pochettino che cosa viene fuori. Questo era, come potete vedere, un appartamento che è stato appena ristrutturato e rimesso a nuovo. L'obiettivo ovviamente è quello di affittarlo. Io non allineo perché ero su cavalletto, applico gli auto settings perché mi piacciono molto, deghosting niente perché non c'era niente che si muoveva, e vado a dirgli merge.
A questo punto viene creato il mio pesantissimo DNG, sono una manata in faccia i DNG creati da 5 foto, questo era bracketing a 5 scatti, sono veramente manate in faccia questi file. Vado a selezionare Adobe Standard, vado a eliminare questo contrasto che io detesto, vorrei toglierlo dal predefinito ma non credo che si possa. A questo punto vado a fare le mie due solite micro regolazioni. Ok, qui come potete vedere c'è un pochino di perdita di dettaglio su queste lampade. Io adesso, giusto perché sono pignolo, vado a vedere se per puro caso si riesce a ridurre o eliminare. Non è un grosso problema come potete immaginare, perché insomma è una perdita di dettaglio veramente minima ed è anche comprensibile vista la zona in cui è localizzata. Però voglio vedere se riesco a ridurla senza scadere nel ridicolo, perché se vado a generare aloni per togliere un piccolo clipping non sto certo facendo un buon servizio. Così però secondo me va un gran bene. Allora, qui ci sono un po' di cosine da sistemare, come per esempio qua c'è un flare che viene dalla finestra, possibile? Non c'era luce diretta, eppure questo qui lo dovrò sistemare. Qui c'è un segno sul parquet che anche questo sarà da sistemare, però per il resto direi che l'immagine si presenta tutto sommato molto molto bene. Andiamo a vedere il prima e il dopo. Questo cambiamento così pesante sui colori è dovuto al fatto che gli ho cambiato profilo, come potete vedere, ma sono molto più convinto di usare Adobe Standard perché è più vicino a quello che vedevo per davvero. A questo punto io vado in Color Mixer perché voglio tirare un po' fuori quel cielo fuori dalla finestra, perché era una cosa che volevo, l'ho fortemente voluto il cielo fuori dalla finestra, volevo che si vedesse bene. Che siccome oggi è una bella giornata, questo video andrà ovviamente, uscirà in differita, però nel momento in cui sto registrando sono appena tornato da uno shooting durante una bellissima giornata e quindi ci tengo che questo cielo si percepisca. Ok, una volta fatto questo, una cosa che mi sono dimenticato di fare prima, lo facciamo adesso. Seleziono tutte le immagini, i parametri che gli vado a dare sono 8 di clarity e qui gli andiamo a dare 20 di vibrance e non 5 ma 4 di saturation. Questo non lo dite in giro che ve l'ho detto io, perché nelle foto di interni di solito si tendono a non usare queste cose. Io invece le uso perché, anche se sono foto di interni e quindi bisognerebbe fare i fichetti, io voglio consegnare delle immagini che siano un po' vivide, quindi gliela do quella bottarella in più. Ok, passiamo alla seconda immagine, che è sostanzialmente il controcampo di quello che abbiamo appena visto, per cui andiamo a fare la stessa cosa. Ora io sono memore di aver modificato le mie impostazioni di scatto tra la prima foto e le altre, quindi qui è probabile che io non potrò incollare le impostazioni dalla mia prima immagine ma dovrò rifarlo, e questo ci sta perché capita di cambiare le impostazioni e quindi non è un dramma. Io adesso le rifaccio da capo, tanto grosso modo quello che faccio è la stessa cosa. Allora, intanto gli andiamo a dire Adobe Standard e qui andiamo a rifare da capo queste impostazioni, quindi andiamo a modificare lievemente in questo modo. Vediamo un pochettino che cosa abbiamo fatto. Sì, direi che va bene. Qui bisognerà dargli una lisciata perché questo mobile era piuttosto ineguale come texture. Adesso vediamo un po' se anche qui c'è perdita di dettaglio. Infatti c'è. Anche qui io vado a limare. Qui viene fuori un bel po' di alone, quindi ci sto molto più cauto con questo pennello. Ecco, facciamo una cosa di questo tipo molto molto circoscritta perché voglio ridurre queste perdite di dettaglio ma senza che si noti. Andiamo a vedere se ci sono riuscito. Sì, allora, per i nostri scopi direi che va più che bene, così abbiamo contenuto la perdita di dettaglio. Anche qui, cosina da sistemare, il filappero qui della trapunta, queste sono tutte cose che si sistemano dopo all'interno di Photoshop, però per quanto riguarda uno sviluppo digitale, così direi che ci siamo. Qui abbiamo un più 8, più 20 e più 4 proprio come prima, quindi direi che anche con questa immagine ci siamo. Ora, a differenza della precedente che mi sembrava dritta, qui vado a dargli una raddrizzatina piccola piccola. Stavo scattando con il 16-35 mm versione EF, quindi una lente che io amo e una lente che di distorsione ne ha pochissima, quindi questo lavoro è, non dico superfluo, però diciamo che lo devo fare molto molto poco perché ero stato abbastanza dritto in camera. Quindi questa è una correzione piccola,
Infatti vediamo che adesso mi darà il mio risultato e non dovrebbe cambiare di tanto l'inquadratura, anzi è meglio perché così va a filo qui e si vedono meno cose che non voglio. L'unica cosa che potrei cambiare è questa qui, perché io voglio vedere il muro qui a filo di questo comodino. Quindi questa è l'unica cosa che cambio, e anche questa immagine direi che è finita. Poi si potrebbe giocare un pochettino con gli scuri, con i neri, perché potrei tirarli un pochettino più giù e così otterrei un pochino, ho già esagerato, lì c'è perdita di dettaglio. Facciamo così. Sì, da meno 17 a meno 20, proprio una cosa minima, però gli dà un pochettino di botta in più, secondo me ci sta questa modifica. Ok, prossima serie di immagini, qui abbiamo, come capite, chiaramente un'altra stanza, e questa qui è una delle stanze che probabilmente hanno la resa migliore, la camera da letto non era niente male, però adesso andiamo a vedere come si comporta questa immagine, e di nuovo credo che rifarò le impostazioni da zero perché è un'altra stanza, quindi i colori non sono uguali, il colore delle luci artificiali che come vedete sono accese non sono gli stessi, per cui vado a rifare tutto quanto da capo. È inutile copiare i parametri da un'altra stanza, è vero che la luce era simile, però poi ci sono cose che sono completamente diverse, quindi preferisco rifarlo da capo, così lo rifaccio una volta e poi sulla stessa stanza sì che vado a copiare le impostazioni, però da stanza a stanza anche no. Allora andiamo un po' a vedere che cosa abbiamo qui. Qui, come potete vedere, io sto notando che mi va quasi sempre a tirare fuori un po' troppi chiari, quindi quando vado a miscelare 5 foto tende a starmi troppo sul chiaro. In fase di scatto non è quella la mia impressione, nel senso che secondo me erano bilanciate, ne abbiamo una che è abbastanza media, poi abbiamo la scura che non si vede un tubo, si vede solo la finestra, un'altra scura andante e poi ne abbiamo una chiarissima e una tutta bruciata, quindi secondo me sono abbastanza ben distribuite le esposizioni, però nel momento in cui le vado a miscelare lui mi tira fuori delle foto che sono palesemente troppo chiare. E adesso andiamo qui a cercare di tirare giù questa cosa. Allora, lui qui mi dice che questi sono dettagli bruciati, ma palesemente non è vero, quindi in questo caso io disabilito il segnalatore di clipping perché non mi sta dando il risultato che voglio. Un'altra cosa da segnalare è che io dovrò modificare il colore di questi cuscini, ma questa è un'altra cosa che farò in Photoshop perché viene molto molto più comodo farlo lì, dove posso gestire meglio le selezioni e andare a usare i livelli, qui preferisco non farlo. Adesso, altra cosa che andiamo a vedere, allora intanto qui devo schiarire un pochettino gli interni perché sono un po' scuri rispetto al fuori, quindi facciamo una cosa di questo tipo. No, secondo lui clippa ancora, però io vi dico che non sta clippando perché io vedo dell'azzurro qui fuori, quindi a me sembra corretta la scena. Andiamo a vedere un prima e un dopo. Secondo me non sta clippando, va bene così. E qui poi ci sarà da fare delle modifiche sullo schermo, perché qui applicherò un fondino nero con l'insegna di Netflix e di Amazon Prime per far vedere che c'è la possibilità di connettersi a quelle piattaforme, e direi che anche con questa ci siamo. Come accade ormai immancabilmente, abbiamo il controcampo di quanto appena visto, per cui andiamo a fare di nuovo il nostro merge, andiamo a vedere qui che cosa riusciamo a tirare fuori. Qui come sempre avremo un po' di perdita di dettagli qui dentro e qui dentro in questa cupola, però come sempre assolutamente trascurabile, andiamo anche a mitigarlo con i nostri pennellini. Stesse cose di sempre, qui potrei copiare i parametri dalla precedente, però diciamo che non mi voglio impigrire, quindi anche a favore del fatto che sto facendo un video ve lo faccio vedere da capo. Andiamo a vedere gli allarmi degli highlights bruciati, e qui effettivamente ce n'è un pochino. Io vado a fare, sì, grosso modo sto facendo esattamente le stesse cose, che sono proprio quelle che servono, quindi vado a fare esattamente la stessa cosa di prima. Qui vado a ridurre in maniera un po' più decisa, qui dentro vado a ridurre un pochino, anche se non mi dà segnale di bruciato, vado a ridurre soprattutto lì dentro. Ok, vedete che qui ho introdotto una cosa che non va bene, perché qui gli ho fatto del nero lì dietro che non dovrebbe esserci, quindi adesso bisogna levarlo, e per levarlo basta tenere premuto Alt, andiamo a diminuire questo feather che è mostruoso, andiamo a prendere una gomma un po' più piccolina e vado a togliere.
Ok, adesso lo abbasso anche ulteriormente perché io voglio proprio rimitigarlo ancora di più quel bagliore, ma non ci riesco, per cui lo lascerò così. Diciamo che va bene così, anche perché non mi sembra bruciato, onestamente. Cioè, qui mi dà dei segnali di clipping, di cose bruciate, che però a me non sembra corrispondano alla realtà, perché comunque io lì vedo del dettaglio, vedo del colore, quindi secondo me sta esagerando. Qui che ci sia del bruciato sotto i telecomandi non ce ne frega niente, anzi va benissimo così. In questo caso schiarisco un pelino e potrei anche, solo in questo caso, potrei dargli una schiarittina ulteriore in questo modo, che voglio dare un pochino più di luce da questa parte. Forse ho già esagerato. Una cosa di questo tipo, perché mi sembra un po' scuretto da questa parte, invece lo voglio un pochettino più brillante. A questo punto, pannello geometri. Ho imparato a mie spese che è molto meglio farle a mano queste cose, perché è vero che ci sono degli automatismi, ma spesso sbagliano, troppo spesso perché io abbia voglia di mettermici, per cui me lo faccio a mano, faccio la santa fatica di usare le mie manine, che in questi tempi in cui si parla di intelligenza artificiale, di farci sostituire dalle macchine, io credo che il valore di fare una cosa noi sia quanto mai attuale, perché nel momento in cui lo fa una macchina, cioè cosa diciamo al nostro cliente se è sbagliato? Ah, ma non lo faccio io, lo fa una macchina, cioè ma che figura ci facciamo? Invece no, questi procedimenti li faccio io, li gestisco io, così come toglierò io questo filo quando avrò finito e quando l'avrò esportata, entrerò all'interno di Photoshop e eliminerò questo filo, così come questa cassetta, e queste sono tutte cose che impreziosiscono il nostro lavoro, altro che intelligenza artificiale. L'ultima che vi faccio vedere è questa, che è una fotografia del balcone, molto caruccio. Guardate, questa è una roba che a me piace da morire, lo so che non dovrei, però le stelline dove ci sono i punti luce, quando si scatta con diaframmi un po' chiusi, a me piacciono sempre tantissimo. Qui stiamo scattando a F9, quindi è più che logico che ci siano le stelline. Vi faccio vedere quest'ultima foto perché è diversa. Questo è un esterno, come potete intuire benissimo da soli. Qui abbiamo fatto un bracketing a tre stop e il motivo è che stavo scattando a mano libera, quindi non più su treppiede. Ora, è vero che io vi dico sempre di non farlo, però in questo caso eravamo un po' di fretta e quindi ci sono stati degli scatti come questo che io potevo anche fargli la singola foto magari, potevo fargli questa e poi fare così. Gli dicevo, guarda, la foto è questa qui, track, però così ci sarebbe stato un bel po' di rumore nell'immagine. Quindi ho preferito provare a fargliela comunque in bracketing e adesso vediamo come viene, perché adesso faremo una cosa che prima non ho fatto, ovvero nel momento in cui andiamo a miscelarla, e lui adesso ce la miscela, io gli vado anche a dire allinea immagini e così andiamo a compensare i movimenti della mia mano che possono esserci stati. Ghosting, io non glielo do perché non c'era vento, quindi secondo me era tutto abbastanza fermo. Se c'è del ghosting qui dentro, francamente me ne infischio. Andrò poi a sistemare questa crepa nel vetro, ovviamente, ma queste sono tutte cose che si fanno tranquillamente dopo in Photoshop. Andiamo a vedere come si è comportato Photoshop nel miscelare queste immagini. Adesso dobbiamo capire se mi sembrano allineate bene. Vedete, questo è il tipico esempio di fotografia scattata. Allora, qui si vede che c'è un po' di disallineamento. Qui anche c'è un po' di purple fringe che insomma diventa più evidente perché si sommano due cose che non coincidono perfettamente. Questo è un flare gigante di cui non mi ero minimamente accorto. Pensavo ci fosse solo questo facilmente risolvibile. Questo qui invece è brutto e dovrò cercare di mitigarlo in qualche modo, ma lo farò in Photoshop come sempre. Vado a levare questo, vado a diminuire ulteriormente gli highlights. Qui gli vado a pompare un pochettino il cielo, ma poco poco perché comunque è già bellino. Ecco, una cosa del genere. Potevo usare il polarizzatore, mi sto impigrendo, avrei potuto usare il polarizzatore, però polarizzatore sul bracketing potrebbe anche dare qualche problema. Qui è brutto, eh. Questo disallineamento qui è brutto. Questo qui mi sa che lo risolvo col timbro clone, però questo è bruttino. Solo in questo punto, eh. Tutto il resto direi che non si nota, però in questa finestra è proprio bruttino, si vede. Diciamo comunque che il nostro focus è il tavolino, quindi in grosso modo va bene. Risolto quel problema, secondo me questa è un'immagine migliore di quella che avrei potuto fare con un singolo scatto. Anche perché adesso io gli vado a togliere ulteriormente, ricominciamo da capo con sto pennello, gli vado a togliere un pochino di luminosità eccessiva da questa nuvoletta,
che è una cosa che non dico che sia assolutamente imprescindibile, però un po' mi disturba che sia così bianchissima. Ok, una cosa del genere, secondo me fa differenza, perché io con gli occhi la vedevo così. Ok, anche questa è da raddrizzare un pelino. Vediamo l'automatico come se la cava. Ogni tanto gli diamo il beneficio del dubbio, visto che esistono sti automatismi. E che qui, no, qui è proprio storta la... Per fortuna, ecco, per fortuna me l'ha tagliata fuori, perché era proprio storta la sbarra. Questa qui invece è dritta e va benissimo così. Una volta tanto l'automatico ha fatto esattamente quello che doveva. Bene amici, come avete potuto vedere non è niente di trascendentale, semplici foto di interni con qualche aggiustatina in camera, ovviamente, perché la maggior parte delle cose abbiamo cercato di sistemarle in camera, quindi spostare i fili, nascondere gli oggetti indesiderati, fare sul piumino del letto, dare una pulita alle superfici, sono tutte cose che abbiamo cercato di fare in loco per avere meno lavoro da fare dopo a casa, perché comunque il discorso è, se io ti sto facendo una foto, una soltanto, sì, dopo posso perdere un po' di tempo a ritoccare tutte le varie cose su una foto, però se io ti sto facendo 200 foto, perché su uno shooting di interni io magari faccio 200 foto, può succedere, tra il bracketing e palle varie, la facciamo in un modo, poi però uno si accorge e dice no, la saliera era storta, raddrizzi la saliera, la rifai, te ne esci con tante foto. Tu pensa a quel punto se devi ritoccare 200 foto. E lì ti sei dato una zappata sui piedi clamorosa, è molto meglio sistemare le cose in loco in maniera tale da non doverlo fare dopo. Almeno io ho sempre ragionato così e secondo me è la linea corretta da seguire. Poi ti sfugge la cosa, cioè la trappunta con il pelucco, e quello lo togli dopo e ti maledici per non essertene accorto, ma va bene. Però è una cosa, se ogni foto ha 10 cose da ritoccare è un problema. Come avete visto ho cercato di stare già abbastanza dritto in fase di scatto, quindi vedete che effettivamente non ho fatto tanti aggiustamenti di geometri, perché erano già abbastanza dritte. Magari posso essere più scrupoloso, ce ne saranno molte che non vi ho fatto vedere che magari ne hanno bisogno, però la maggior parte cascano già praticamente giuste perché sono stato attento in camera a farle, a scattarle correttamente. È una cosa in più, tanto tenete conto che io sono lì per 8 ore, lavoro quelle ore lì, quindi che io usi quelle ore per avere le immagini già giuste quando torno a casa è tutto tempo che mi risparmio dopo in post produzione. Se le foto fossero già giuste così, io prendo, consegno al cliente, finito, è tanto di guadagnato per me, mi prendo i miei soldi, ho lavorato meno tempo paradossalmente, quindi è tanto di guadagnato. A questo punto vi chiedo, avete domande, commenti, curiosità su quanto detto? Io vi aspetto nei commenti, vi ricordo anche di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e per vedere le risposte, perché così non ve le perdete. Lasciate anche un like a questo video se avete imparato qualcosa e io vi do appuntamento al prossimo video.